Buongiorno, o meglio, dovrei dire buonasera, perché sto iniziando questo vlog di sera, molto strano per me, però voglio andare a togliere il mobiletto perché domani mattina vengono a installarci la stufa, quindi voglio fargli trovare la parete ovviamente già libera di qualsiasi cosa, per poter subito iniziare a lavorare. Quindi vado a toglierlo e voglio provare a metterlo qui in corridoio perché abbiamo una piccola rientranza, non molto profonda in realtà, però forse ci può stare bene. Quindi dopo lo posiziono lì, vediamo insieme se ci può stare, altrimenti lo prendo e lo porto giù in taverna. Però adesso vado a svuotare tutto. Questo angolo, quando fuori non è totalmente chiaro, devo dire che è abbastanza scuro perché c'è questa parete che crea un po' di ombre. La stufa, come vi dicevo, verrà posizionata qui, quindi questo deve proprio sparire. Non lo posso mettere qui perché si apre la porta e praticamente non c'è lo spazio necessario, quindi l'unico punto dove possiamo metterla in casa è in corridoio. Adesso però tolgo tutto perché ci sono un po' di cosine, perché in realtà solitamente è un po' più ordinato in questi giorni, essendo tutti e due comunque a casa dal lavoro, abbiamo appoggiato un po' di cose in più rispetto al solito. Tra l'altro, questo è uno degli ultimi acquisti che ho fatto da Maison du Monde, l'ho messo qui momentaneamente, ma in realtà non mi piace come ci sta. Tra l'altro, in tantissime me l'avete chiesto, questo, ragazze, è un semplice scaffale che ho trovato da IKEA. Costa una cosa come 59 euro, se non ricordo male. C'è nero e c'è bianco, con il ripiano centrale in vetro. E secondo me, devo dire che come mobiletto all'ingresso è davvero molto carino. E non so se l'avete notato, ma è parecchio traballante, non è molto stabile, però per quello che costa ci può stare. Adesso vedo se riesco da sola a spostarlo in corridoio, perché non è pesantissimo in realtà, però si sa mai. L'ho messo, ma non sono del tutto convinta. Nel frattempo, comunque, ho aggiunto tutte le cosine che c'erano prima, non tutto, però più o meno è un po' come era prima quando si trovava là. Però ripeto, non sono del tutto convinta. Sarà che forse non ero abituata ad avere nulla in corridoio perché era totalmente libero da qualsiasi cosa. Avevamo soltanto una piantina qui nell'angolino perché comunque, come notate, c'è una piccola rientranza, come vi dicevo prima, e la piantina adesso l'ho messa qui in questo angolino. Ma non lo so, non mi convince. Ripeto, forse proprio perché non sono abituata a vedere il corridoio così. Boh, fatemi sapere, secondo voi se ci sta bene qui o se invece è meglio portarlo in taverna e qua lasciare come era prima, ovvero corridoio totalmente vuoto, la piantina torna lì, sopra abbiamo il quadro, questo poster, con la scritta Prada e poi lasciarlo totalmente, insomma, totalmente libero. Forse devo semplicemente abituarmi, comunque queste sono le cosine che ho rimesso, quindi una rivista di arredamento, un altro poster, questo è un contenitore dove in realtà mettavamo la qualunque, tra cui il guinzaglio di Joy che era molto comodo averlo comunque vicino alla porta d'ingresso, una piantina e un profumatore per ambienti. In realtà da qui dove mi trovo adesso, quindi contro al muro, a qui, sì, c'è lo spazio per passare, perché comunque lo spazio c'è tranquillamente, però forse mi piaceva di più prima. Vabbè, provo a lasciarlo così per qualche giorno e poi vedremo. Comunque, a parte questo, non vedo l'ora che sia domani mattina per vedere la stufa posizionata. In realtà me la immagino, però poi vederla in casa è sicuramente tutta un'altra cosa, quindi non vedo l'ora e domani mattina sicuramente vi farò vedere come
come ci sta. E nel frattempo questa è la situazione, e vedere quella parete così, che adesso è totalmente buia, aspettate che mi sposto un pochettino di qua, vediamo se cambia qualcosa, ok, un pochettino meglio, vedere questo angolo così mi fa tornare praticamente indietro di un anno, perché un anno fa qua non c'era assolutamente nulla, anzi tante stanze erano così tutte da sistemare e da arredare, quindi insomma mi fa tornare un po' indietro nel tempo, però sono curiosa, quindi ci vediamo domani. Finalmente riesco a farvi vedere la stufa installata, ormai ce l'hanno messa ancora la settimana scorsa, però tra una cosa e l'altra non sono più riuscita a farvi vedere il risultato finale, che in realtà non è ancora del tutto completato, perché ci sono due o tre dettagli da terminare, come ad esempio pitturare il cartongesso, perché loro ce l'hanno fatto, hanno messo la stufa, però dobbiamo pitturarlo noi e lo farà mio papà. Penso di farlo bianco, perché comunque voglio far sì che il cartongesso che è stato fatto si perda via con le pareti del resto della casa, quindi sicuramente lo farò bianco. Poi un'altra cosa che voglio fare, soltanto però se abbiamo il battiscopa avanzato da quando abbiamo messo il pavimento, voglio andare a metterlo anche intorno al cartongesso. Trattandosi di una parte davvero piccolissima, serviranno giusto 4-5 pezzi di battiscopa, quindi se li abbiamo e ci sono avanzati, devo chiedere a mio suocero, perché sinceramente non mi ricordo, li facciamo mettere, se altrimenti non ne abbiamo neanche uno, ovviamente non vado ad acquistare 4 pezzi per metterli sul cartongesso, quindi lo lascio così. Devo informarmi se li abbiamo, però sicuramente li metto così, in questo modo quando passo l'aspirapolvere, il moccio, il cartongesso non si rovina. Però adesso vi faccio vedere. Ed ecco qua la stufa installata. Questo modello innanzitutto è inutile dirlo, mi piace tantissimo, c'è di diversi colori, c'è tutta nera, c'è bordeaux e c'è bianca, e poi c'è anche la possibilità di averla con qualche fiorellino, con qualche disegnino. Io l'ho preferita così, minimal, pulita, bianca, semplice. Questi quattro pannelli che vedete sono in vetro, poi la parte centrale invece è in vetro nera ovviamente, e qua ci sarà la fiamma. Questa stufa si chiama Slim Quadro 11 e il pellet viene inserito da qui. Ancora non l'ho ovviamente provato, perché sta facendo davvero molto caldo in questi giorni. Comunque questa è la stufa installata. Qui abbiamo appunto, come vi ho detto, fatto fare il cartongesso. Qui ci hanno messo una griglia per ovviamente far girare l'aria, tutte le varie cose. Ho fatto fare il cartongesso per non vedere il tubo che
passa da qui, quindi per questo ho scelto questa soluzione e si nota in realtà poco, però il cartongesso, se vedete, non è proprio bianco come la parete, è grigio chiaro chiaro, quindi ovviamente da pitturare tutto. E per quanto vi dicevo del battiscopa, se riesco a trovarlo, voglio metterlo qui tutto qui sotto, che adesso non si vede. Poi qui c'è il computerino per accendere, programmare la stufa e tutto quanto. E poi pensiamo di far mettere qui sopra un ripiano in legno per poter poi poggiare tranquillamente tutte le cose, perché altrimenti alla lunga il cartongesso rischia di rovinarsi. Al momento sopra il cartongesso ho messo semplicemente questa decorazione da muro, però in realtà voglio mettere tre poster, uno più piccolo, uno più grande, un altro più piccolo qua, sempre con la cornice in legno per riprendere i poster della cucina. Poi vabbè, qui non fateci caso, ho messo gli evidenziatori, ma perché li ho comprati per mia sorella, dopo glieli porto e li ho messi qui, altrimenti mi dimentico, vicino al citofono. E nulla, questa è la stufa installata. Fatemi sapere se vi piace il risultato, che ripeto non è ancora del tutto ultimato, proprio perché manca pitturare, manca il battiscopa e manca il ripiano in legno, però già così devo dire che mi piace molto e non vedo l'ora quest'inverno di vederla accesa. E nulla, credo di avervi fatto vedere tutto quello che c'era da mostrare e ho deciso di pubblicare già il video, anche se la stufa non è ancora completamente terminata, in quanto, ripeto, non abbiamo fatto ancora questi piccoli lavoretti per ultimarla, però se aspetto di terminarla completamente, oppure che questo video uscirà fra una vita, un po' come è successo con la lavanderia. Quindi questo intanto ve lo carico, poi sicuramente quando andremo ad ultimarla vi farò vedere ovviamente il risultato finale. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione!